Siamo in collegamento con Elio Manzillo, direttore delle malattie infettive e dell'immigrazione dell'azienda ospedaliera dei Colli e dell'ospedale Cotugno. Salve, grazie per essere con noi in collegamento, direttore. Ben trovato nuovamente. Ben trovati voi, buongiorno. Allora, una situazione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus ancora preoccupante. I contagi sono nettamente aumentati rispetto a qualche settimana fa in tutta Italia, anche in Campania. Al momento, qual è la situazione all'ospedale Cotugno? L'ospedale Cotugno, la situazione sicuramente rispecchia il territorio, cioè si è peggiorata notevolmente la quantità dei ricoveri, tant'è che abbiamo dovuto riconvertire nella giornata già di ieri un ulteriore reparto dedicato al Covid. Quali sono le persone ricoverate al momento? Più vaccinati, non vaccinati, più giovani, più anziani? Sicuramente più non vaccinati, ma anche i vaccinati sono presenti. L'età è un po' più bassa rispetto alle ondate precedenti, ma ci sono pazienti con comorbidità di difficile gestione che quindi compromettono notevolmente l'iter della malattia in questi pazienti. Sono pazienti, diciamo, in terapia intensiva, subintensiva, insomma, qual è la percentuale? La terapia intensiva e la subintensiva sono quotidianamente piene, quindi quello che si libera ogni tanto è il posto in degenza ordinaria, dove però anche in degenza ordinaria noi facciamo un tipo di assistenza da subintensiva, perché utilizziamo gli alti flussi, sono pazienti che avrebbero bisogno di un tipo di assistenza sicuramente un livello superiore, ma non essendoci più posti siamo costretti a fronteggiare noi questa situazione. Quindi è una situazione, insomma, non grave ma assolutamente preoccupante. Bisogna cercare di contenere il contagio evitando gli assembramenti, evitando le feste. E in questo senso va l'ultima ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che vieta le feste al chiuso. Adesso ci vuole anche il senso di responsabilità dei cittadini. Lei cosa prevede dopo il Natale, visto che comunque si vuole salvare il Natale a livello commerciale? Per quanto riguarda la nostra salute, a gennaio come siamo messi? A gennaio pagheremo aver salvato il Natale a livello commerciale, sicuramente. Quindi il problema è che gli assembramenti non ci sono soltanto nelle feste al chiuso, ma ci sono anche nei grandi magazzini, nei negozi, per la strada, e specialmente in questi giorni per gli acquisti di Natale ci sta un assembramento costante, diciamo, no? Certo, per quanto riguarda questa variante Omicron, si diffonde più facilmente, ma è meno pericolosa. Cosa state evidenziando? Voi che naturalmente siete a stretto contatto con questa malattia ormai da tanto tempo. Sicuramente è una variante che si diffonde con molta velocità, che però fortunatamente non dà quadri clinici, gravi come quelli della variante Delta. Per quanto riguarda il vaccino, poiché cominciano ad ammalarsi anche i vaccinati e perché siamo, diciamo, prossimi alla scadenza, e quindi magari non avendo fatto ancora la terza dose si abbassa il livello di copertura, o perché questa variante buca il vaccino? No, la variante non buca il vaccino, il problema è che questo vaccino ha un anno di vita, lo stiamo imparando a conoscere in questi 12 mesi. Abbiamo utilizzato dei modelli praticamente che si rifacevano anche ad altri tipi di vaccinazioni, è evidente che questa vaccinazione ha bisogno di un assestamento e di una regolazione su tempi più brevi per la scheduler vaccinale per evitare che ci si possa contagiare per un calo degli anticorpi. Secondo lei è giusto vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni? Si pensa anche di poter vaccinare quelli più piccoli qualora gli organi preposti ne diano la possibilità? Io penso proprio di sì, la pratica vaccinale d'altra parte è una pratica dell'età pediatrica, non ci sono nessuna motivazione che pregiudica la vaccinazione nei bambini, anzi i bambini in questo momento stanno pagando anche loro con un elevato numero di contagi anche nell'età pediatrica il problema della diffusione del virus. Secondo lei quando si potrà, diciamo, vedere la luce in questa situazione? Anche perché la nostra situazione è migliore degli altri paesi d'Europa, quindi insomma è preoccupante il dato a livello generale. Sì, negli altri paesi d'Europa con i quali però noi ci interfacciamo, quindi lo scambio avviene comunque.
Quando vedremo luce? Questa è una bella domanda. Io credo che noi dovremmo coniare il termine da pandemia a panendemia, perché noi credo che in tempi brevi raggiungeremo un livello endemico dell'infezione, magari su livelli molto più bassi, ma non credo che il Covid ci lascerà del tutto e soprattutto non in tempi brevi. Prima di salutarci mi dica una cosa, c'è speranza di una terapia? Insomma, si stanno, sono allo studio diversi farmaci che potrebbero insieme poi al vaccino risolvere in qualche modo il problema? Della terapia sicuramente ci stiamo già avvalendo sia degli anticorpi monoclonali sia del remdesivir, adesso a gennaio avremo quest'altro farmaco a disposizione che sicuramente hanno inciso sul quadro clinico della malattia favorendo un prosieguo del problema clinico migliorativo rispetto a quello che abbiamo visto nelle ondate precedenti. E sicuramente qualche cosa riusciremo ad avere e a migliorare ulteriormente, ma quello che deve migliorare sicuramente è il comportamento della gente nei confronti del Covid. Prima di salutarci io le chiedo la solita cosa che ormai chiediamo insomma da 2 anni, un appello a chi ci ascolta, lei che è in prima linea e quindi sa quanta sofferenza può dare questa patologia, ad invitare i nostri telespettatori a senso di responsabilità e a buon senso. Credo che la parola buon senso l'abbiamo spesa diverse volte in questa trasmissione, quindi probabilmente il buon senso latita un po', ci vorrebbe proprio un obbligo ai controlli, perché la gente ancora non ha capito di fronte a quale grosso problema ci troviamo, perché il Covid è un problema che riguarda tutti e che non ci lascerà a breve. Noi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro, insomma sono giorni ancora difficili per voi medici in prima linea. Arrivederci, auguri per Natale. Anche a lei, auguri per Natale a tutti gli spettatori. Grazie.